Amici di BC Sport, di qui bcsport.it, siamo con Moreno Argentino, organizzatore e padron dell'Adriatica Ionica Race, una gara che cerca di lanciare i giovani italiani verso il grande ciclismo. E a proposito di giovani italiani che sono usciti bene dal Giro d'Italia, chiediamo a Moreno Argentin le impressioni che gli ha lasciato la Corsa Rosa e in particolare l'azione di Covi nella tappa della Marmolada. Sì, è stata un'azione importante perché appunto c'è stato il controllo delle squadre che puntavano alla classifica ovviamente, e diciamo che danno anche lo spazio agli uomini non di classifica che si devono ovviamente mettere in mostra, come il Covid di turno. Insomma, lui è stato bravo a cogliere l'attimo e chissà che possa, diciamo, acquisire convinzione anche per il futuro. Queste tappe servono anche per acquisire autostima. In futuro Alessandro Covi lo vedi corridore da grandi classiche come te o più da grandi giri, magari puntare alla classifica? Ma sai, è presto dirlo, ce lo dovrebbe dire lui in realtà, perché uno deve capire quali sono le sue caratteristiche da subito e deve specializzarsi sulle caratteristiche che mamma natura gli ha donato, e di conseguenza deve lavorare su quella forza lì. Quindi noi non possiamo dire cosa farà, possiamo immaginare, però è lui stesso che deve decidere quello che vuole fare. È iniziato anche il Giro del Delfinato, che poi anticipa il Tour de France. Moreno, c'è qualcuno che può battere Tadej Pogacar? Domanda da $1 milione. Ma dipende con quale approccio Pogacar affronta queste gare. Se sono in preparazione al tour o se magari sono già in palla. Normalmente quando uno punta un tour va a queste corse, che ovviamente si deve anche un po' risparmiare dal punto di vista mentale e fisico, e magari proverà su una tappa per vedere dov'è la condizione, ma insomma dopo, insomma, il tour c'è bisogno di energie soprattutto mentali, e di conseguenza uno non lo deve spendere prima. E guardando proprio alla Grand Boucle, è contrastabile lo sloveno della UAE oppure non ce ne sarà per nessuno anche quest'anno? Ma insomma, ci saranno sicuramente i soliti avversari, il suo connazionale Roglic indubbiamente, e qualcun altro. Dipenderà ovviamente le strategie che ogni squadra devono mettere in campo, avendo di fronte un Pogacar che ne ha vinti due di tour e di conseguenza punterà al Tris. Sai, là dipende la condizione che hanno e a sua volta dopo decideranno anche le strategie. Guardando in casa nostra gli italiani, Giulio Ciccone, vincitore di una bellissima tappa al Giro, al Tour, cacciatore di tappe oppure anche in ottica maglia Pua può fare qualcosa, o anche in classifica generale? Ma vale il stesso discorso di prima, l'eterno, diciamo, l'eterna promessa che fino adesso ho sentito nominare diversi anni deve tramutarsi in realtà. Al Giro d'Italia doveva puntare alla classifica, non c'è riuscito, ha puntato a una tappa. Io ritengo che pseudo corridori di corse a tappe devono prima vincere le piccole corse a tappe, quelle di 3 giorni, di 5 giorni. Poi quando avranno acquisito sufficiente bagaglio di esperienza e di convinzione possono dire vado al tour o al giro per vincere, altrimenti vanno a partecipare. Damiano Caruso assente al Giro d'Italia per puntare alla classifica generale del Tour de France. Può ambire al podio o puntiamo troppo in alto in questo caso per il siciliano? Non abbiamo la sfera magica, ovviamente Caruso è un corridore adatto per le grandi corse a tappe, quest'anno l'abbiamo visto protagonista a una piccola corsa a tappe ed è l'approccio giusto, uno deve prendere prima convinzione sulle piccole corse e poi piano piano pensare di puntare. Io penso che possa essere protagonista, ma dite adesso che si salirà sul podio potrà offrire. Filippo Ganna, debutto alla Grand Boucle con la cronometro d'apertura, potrebbe prendere la maglia gialla, però c'è questo anche appuntamento con il record dell'ora che il CT Bennati gli ha sconsigliato in ottica mondiale anche su strada in Australia. Cosa consiglieresti tu e cosa pensi di quello che ha dichiarato Bennati a noi di BC Sport? Ma ormai penso che Filippo Ganna debba puntare appunto a vincere la cronometro iniziale e mettere la maglia gialla per la sua società, è molto importante. Poi credo che il suo lavoro sia quello di supportare i corridori di classifica dell'Ineos. Per quanto riguarda, non so, queste cose del record dell'ora, insomma, Bennati è il commissario della nazionale, il programma.
programmi non li fa lui, li fa la squadra che lo ha ingaggiato, quindi bisogna secondo me sentire la squadra che lo ha ingaggiato se gli va a genio che Filippo punti a un record dell'oro. E tu che hai vinto il campionato del mondo, ne sai qualcosa? Nella gara in linea potrebbe tornare utile alla causa della nazionale, Filippo? Ma sai, indubbiamente per la cronometro sì, indubbiamente ex campione del mondo, insomma, quindi non è che uno perde quello che ha fatto fino adesso, dipenderà come uscirà da queste grandi corse. Ripeto, è inserito in una squadra forte, importante, e dovrà sicuramente stare agli ordini dei direttori, quindi dipenderà come uscirà, ma io credo di sì, insomma, è uno che ha dimostrato di potersi preparare per il campionato del mondo. Adriatica Ionica Race, terza tappa oggi qui a Brisighella, domani andremo nelle Marche. Facci un bilancio di queste prime tre giornate di corsa. Ah, sono state due giornate fantastiche, la prima tappa, la seconda. Oggi siamo qui a Brisighella, a Ferrara Brisighella, e c'è una giornata purtroppo torrida e calda, e salite non ce n'è lunghe, ma sono dei strappi abbastanza selettivi, corti e impegnativi, quindi lascerà sicuramente il segno e soprattutto inciderà anche nella classifica. Chi vedi come favorito per la classifica generale dell'Adriatica? Ma sai, sono tutti lì a pochi secondi, non è facile pronosticare. Mi è piaciuto molto Fortunato che, nonostante la caduta, abbia ripreso ieri e comunque è arrivato con qualche distacco, ma è arrivato tra i primi, quindi insomma spero che anche lui possa ritornare. Domani penso che possa essere la tappa decisiva, poi l'ultima tappa abbiamo una tappa pianeggiante, e farti i nomi adesso, insomma, mi è piaciuto per esempio il Natalino, che lo nominiamo all'italiana, no? Che è l'emblema dell'Africa, dell'Eritrea, era una colonia italiana, quindi mi fa molto piacere che si possa appunto mettere in mostra e possa mandare un messaggio ai nostri giovani, che solo con la dedizione, con la costanza e con la grande forza di volontà si può ottenere risultati come ieri li ha ottenuti lui nel grappa. Grazie a Morano Gentile da Bici Sport e buon proseguimento di Adriatica Ionica Race. Grazie.